Siamo nella seconda domenica di Avvento, ci stiamo preparando al Natale. E chi ci troviamo in questa domenica? Ci troviamo in una situazione specifica. Abbiamo Giovanni Battista nel deserto. Ecco, la situazione è specifica perché la Bibbia parla di una situazione in cui c'è Tiberio, Pilato, al tempo di Erode. Ecco, è una situazione molto concreta in un momento concreto della storia. Dio parla a una persona concreta, un nome Giovanni Battista. Non è che Dio parla in generale. Dio cerca di entrare nella storia, cerca di entrare nella vita di una persona. Ecco, anche noi ci troviamo a vivere una vita concreta, ad avere delle circostanze particolari. E questo Vangelo di oggi ci può aiutare in questo senso. Perché? Perché noi abbiamo una vita con delle circostanze che non sono quelle di un altro. E allora se vediamo che Dio parla in un posto specifico, il deserto, Dio non sceglie la baraonda, Dio sceglie il momento del silenzio, il silenzio del nostro cuore. E non parla a te come parlerebbe a me, parla con quello che ti capita. Ecco allora che è un modo questo qui per capire come cercare di adeguarsi. Allora uno legge il Vangelo e dice, sì, però che cosa mi dice a me in specifico questo Vangelo? Allora tu lo prendi e c'è un annuncio che fa Giovanni il Battista. Giovanni il Battista dice, preparate le vie al Signore. Perché? Perché sta arrivando la salvezza. E cosa vuol dire per noi che arriva la salvezza? Cosa vuol dire per noi preparare le vie? Beh, abbiamo un Papa che ci sta aiutando. Quest'anno ci dà un anno della misericordia. Che cosa vuol dire un anno della misericordia? Vuol dire che abbiamo un anno per allenarci a compiere delle opere di misericordia. Pensate che bello. Abbiamo un anno per allenarci a fare del bene agli altri. Per essere come Gesù, che passava per le vie della Galilea, della Giudea, di tutto Israele e della Palestina, a compiere miracoli per guarire le persone. Anche noi possiamo farlo. Abbiamo un anno di tempo per allenarci. Certo, ma come, mi dirai tu? Ognuno lo sa. Tu non sei me, io non sono te. Io lo posso fare come sacerdote, tu lo puoi fare nella tua situazione specifica. Ecco, Gesù ci dà un anno per imparare a compiere opere di misericordia dal punto dove noi siamo, nella circostanza in cui noi viviamo, come ha fatto tanti anni or sono con Giovanni Battista nel Vangelo di oggi.